Allora, partiamo dall'analisi di questa partita. Diceva poco fa ai nostri microfoni il presidente Sebastiani che non ci si può appellare alle assenze e anche a qualche decisione arbitrale. Pescara non gli è piaciuto. Non abbiamo fatto bene, la prestazione è stata negativa su tutti i punti di vista, anche sul piano dell'atteggiamento, della voglia di portare a casa il risultato. Al di là dell'errore arbitrale nel secondo gol, che magari noi avevamo pareggiato e stavamo cercando di far bene, però non ci siamo espressi come noi, è stato molto deludente la prestazione. A proposito di delusioni, l'esperimento Sottil non sembra aver prodotto gli effetti sperati. Abbiamo visto il ragazzo un po' spaesato durante il primo tempo e fino a quando è stato in campo. Beh, lui ha cercato di fare la sua partita, la prima partita che fa. È chiaro anche non è facile entrare in certe situazioni, perciò bisogna lasciare il tempo che anche lui maturi come diversi compagni che abbiamo giovani, perciò dobbiamo guardare avanti, cercare di far bene la prossima e basta. Pescara, che ha perso praticamente tutti gli scontri diretti in trasferta, Palermo, Verona, Perugia, oggi a Cittadella, a Benevento, questo secondo lei Pillon cosa significa? Ma probabilmente abbiamo qualche limite da quel punto di vista, però noi dobbiamo cercare adesso di resettare, perché se cominciamo a pensare a tutte queste cose qua creiamo solo negatività, che non c'è bisogno, cerchiamo la positività, ma soprattutto cerchiamo di vincere la prossima partita, che questa è la cosa più importante. Oggi a livello anche di personalità la squadra non è apparsa al meglio, è d'accordo? Sì, devo dire che in generale non mi è piaciuto tutto, l'atteggiamento, la prestazione, la caparbietà, ho visto una squadra molle e questo non fa parte del mio carattere, del mio modo di vedere il calcio. Ultimissima battuta, venerdì arriverà il Cosenza, mancherà Mancuso. Che cosa dovrà cambiare qualcosa? Beh, vediamo, ci penserò da domani. Adesso fatemi sbollire la rabbia che ho.